Bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valucia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio di Casa Supply. Allora, ragazzi, nello scorso episodio abbiamo, come dire, danzato tra il passato e il futuro. E in questo episodio, diciamo, siamo tornati uh, ai nostri tempi. Cioè, vedete che c'è Penny in questo posto. Non sappiamo di preciso dove, dove si trovi, però è qui comodamente seduta sul divano, davanti a un caminetto acceso. Fa molto freddo, abbastanza freddo, diciamo. E lei è qui in attesa, sta aspettando qualcuno, ragazzi. Ebbene sì, siamo arrivati, come avete potuto leggere già dal titolo, alla resa dei conti. Ma chi sta aspettando Penny, ragazzi? Soprattutto dove ci troviamo? Eh, un passo alla volta e avremo tutte le risposte. Prima di tutto cerchiamo di capire chi sta aspettando Penny. Sembra tranquilla. Rilassata, qualcuno l'ha contattata qualche ora fa dicendole appunto che avrebbe ottenuto quello che desiderava. E chi è questo qualcuno ragazzi? È Edo, sì, tralasciamo i tizi che incontra per strada, è appena arrivato qui con la sua auto, immaginiamo ragazzi, perché Penny gli ha chiesto di incontrarsi qui. Ebbene, sì, avrete capito, ragazzi. Siamo a Forgotten Hollow. E come mai Penny ha dato appuntamento? Che voglio dire, ragazzi, è più in, in, trafficata della metro Allora di punta, ma vabbè. Dettagli. E Come mai Penny avrà dato appuntamento qui? ad Edo che posto è questo? E... Tutti tra i membri dell'unità familiare. Ecco, evitiamo magari di fare entrare gente perché sapete com'è. C'è un motivo, quindi io immagino, immaginiamo, che Edo sta per fare una telefonata, vi prego, non rompete il pero, che Edos sta per fare una chiamata, chiacchiera con, immaginiamo ovviamente ragazzi, chiamiamo qualcuno a caso, tipo questo Giacomo Mariani, e che stai dicendo, guarda, eh, sono come d'accordo? sono arrivato, sono qua fuori non capisco, non so dove mi trovo, cioè dove... dove devo andare non riesco a capire, insomma è un po' confuso, ragazzi, perché si ritrova davanti questo... questa struttura diciamo mh, molto tetra, molto... che è proprio l'aria, vedete eh, di essere abbandonata da molto tempo e ovviamente immaginiamo... Che abbia risposto Penny, ha eh, detto: guarda, il cancello è aperto, vieni pure avanti fino all'entrata, fino alla porta. E mi raccomando, porta quello che devi con te. E quindi immaginiamo che il nostro abbia preso qualcosa dall'auto. Ragazzi, fa la finita di chiamare il tizio. Stia prendendo qualcosa dall'auto e stia arrivando qui, all'entrata. Come da lei richiesto. Lei che è qua, fangosa dappertutto, mi dispiace tanto. Lei che invece è qui, vedete? Comodamente seduta qui. Eh Penny ha ottenuto quello che voleva, ragazzi. Edo è molto seccato, ma è qui. Pronto a dare a Penny tutto ciò che lei ha chiesto. E ovviamente felice come una Pasqua, ragazzi, viene qui a riceverlo. Prego, vieni pure dentro. Quale piacere vederti. Guardate lui, ragazzi, è proprio sconfitto. Ebbene sì, il nostro Edo ha ceduto al ricatto. Significa che non ha ascoltato il piano di Sergio, ragazzi, secondo voi? Chi lo sa, tuttavia ha ceduto a questo ricatto. Lui eh, ha troppa paura delle conseguenze. Non vuole assolutamente neanche correre il più lontano, remoto, probabile dei rischi che questa donna malefica possa portargli via suo figlio. Non, non vuole. E quindi, ehm, prego, accomodati. Immaginiamo. Lei gli dirà: Siediti pure davanti al fuoco. Immagino. Avrei preso freddo. Lui guarda, non voglio perdere tempo con i convenevoli. E lei. Oh, ma su via. Magari si mette qui. però, cara, siediti. Mamma, ancora? Ovviamente, secondo me è un po' lo sfotte. Ecco, immaginiamo che. Vabbè, al solito, ragazzi, si sa che ci sono ste cose. Allora? Bella giornata, eh? Eh, che ve la qua che è Impressiona con la bravura nei videogiochi, vi prego Non iniziamo con... Um, le cavolate, vi prego Immaginiamo lei abbia fatto una battuta E lei abbia detto Bella giornata per sganciare un po' di simoleon Non credi, Edoardo? Senti, per favore Smettila, ok? Hai fatto scoppiare una guerra con tutto... Questo casino, io, io non, non capisco, pensavo fossi una donna tanto dolce, Penny, quando ti ho conosciuta, invece sei completamente diversa, sei, sei un'altra. E poi non riesco a capire, ma in che razza di posto ci troviamo, dove mi hai portato? Ma è tanto semplice, tesoro, questa è casa, capisci? E lui casa? Ah, sì, certo, è casa, casa mia. Ma cosa cavolo stai dicendo? Questo posto abbandonato non, non riesco a capire. Oh, ma è molto semplice? È molto semplice, caro. Vedi io. Ho vissuto qui per anni. Per anni, non, non riesco a capire. Questo sembra un. non lo so! Quando ho fatto una ricerca su. con lo smartphone per capire che posto era, fosse questo, questo è un orfanotrofio abbandonato. Beh, certo! È qui dove ho trascorso le giornate della mia vita quando ero solo una bambina. Una bambina prima, un adolescente poi. Capisci? Con il sole e con la pioggia è qui che ho trascorso gli anni della mia vita. Io non, non, non posso crederci, non, non me ne hai mai parlato. E perché avrei dovuto? Eri soltanto un modo per arrivare ai soldi? Io, io non posso crederci. Non capisco che puoi aver avuto dei giorni di pioggia nella tua vita, ma. Perché sei, sei così, Penny? Io non, non riesco a capire. Poi, puoi ancora tornare indietro da tutto questo? Oh, Ti prego, non voglio ancora sentire queste scemenze, ok? Non starò qui a gridarti a gran voce quanto è stata triste la mia infanzia, capisci? Sì, non avevo giochi, vivevo in questo posto orribile, con una donna orribile. Sai, la direttrice dell'orfanotrofio era una persona veramente terribile. Ma non starò qui a piangermi addosso e a perdere tempo a raccontarti il mio triste passato. Voglio soltanto quello che mi spetta e poi andarmene via da qui, capisci? Sei sempre stato una palla al piede, del resto per me. Ed ora che ti presenti qui come una lattina schiacciata che sono riuscita a sottometterti, non c'è soddisfazione più grande per me, Edoardo. E lui, ragazzi, cioè, mm, rimane un po', no? Certo, ok, come no, bella commedia la tua. Uh, vuoi giustificare il tuo comportamento, forse, eh? La ragazza triste, abbandonata, sola, senza genitori, senza affetti, è questo? È questa la tua recita? È questo che vuoi farmi credere? Perché quando stavamo insieme non me ne hai mai parlato, capito? Ora sto sentendo tutta un'altra musica da parte tua. Perché avrei dovuto parlarti del mio passato? Eh? Lo vuoi capire? Non eri niente per me, eri soltanto un mezzo. Un mezzo per arrivare a ciò che volevo e quello che voglio. Lo sai bene, sono i soldi. Vedi, ho vissuto in questo museo per tutta la vita, praticamente. E, ragazzi, effettivamente è tipo una sorta di museo perché eh, ora, tralasciando il fatto che è abbandonato, e quindi, ovviamente, no, è proprio triste. Cioè, nel senso, questa qua praticamente era la stanza, la famosa stanza della direttrice di cui sta parlando. Di cui ha parlato Penny. Uh, e questo sì, è l'orfanotrofio in cui Penny è cresciuta. Ha trascorso qui la sua infanzia e una prima parte diciamo della sua adolescenza. Quindi diciamo che è un posto non triste di più. E non ha vissuto affatto bene. Non solo perché eh, è stata abbandonata praticamente appena nata dalla sua famiglia, ma perché ragazzi, soprattutto ha vissuto veramente in questi anni in questo posto accanto a una donna che era veramente orribile. Non gestiva questo orfanotrofio, ragazzi, per eh, non lo so, per una qualche, qualche sor sorta di mh, devozione diciamo nell'aiutare gli altri o prendersi cura di chi aveva bisogno in quel caso no lo faceva perché ci guadagnava fondamentalmente e quindi penny ha veramente vissuto degli anni orribili con una donna orribile e questo ragazzi un po come capita poi Um, ai mostri, a chi diventa poi un mostro, diciamo che i mostri solitamente sono generati da altri mostri, non, uh, non nascono mostri così. Ora, forza, hai preso quello che dovevi portare dalla tua auto? Sì, l'ho portato, ok. Bene, allora arriviamo al dunque. Sei sicura che non vuoi cambiare idea? Sei ancora in tempo. Potevi avere una famiglia con me, con Ricky. Eppure hai scelto tutto questo. Io non capisco. Perché non potevi essere felice con noi? Oh, ti prego, ti, ci vuole veramente una scienza per fartelo capire? Ho vissuto un'infanzia terribile, con una donna orribile. Volevo soltanto trovare un, ponno, un pollo da spennare... Prendere i tuoi soldi, in questo caso, e rifarmi una vita, capisci? Vedi, quella donna sarà stata terribile, ma grazie a lei ho capito che non ho bisogno di nessuno nella mia vita per essere forte, per poter avere tutto ciò che voglio. Vedi, una ragazza deve pur mangiare, capisci? E per poter avere tutto ciò che voglio, mi è bastata la mia astuzia? E avrete te come compagno un credulone. Tu lo sai, vero che? Ricky ne soffrirà. Come potrò un domani spiegarle chi era sua madre? Oh mio Dio, te l'ho già detto l'altra volta. Ora smettila, per favore. Digli che sono morta, digli che, non lo so, inventati qualcosa. Non mi interessa, non mi è mai importato nulla di quel marmocchio. Non dovresti parlare così, è tuo figlio, ok? Magari non sarà mio figlio, va bene, ma è tuo figlio. E io lo amo come se fosse mio, e lo amerò sempre. Ok, senti, non me ne frega niente, capisci? Puoi tenertelo. Dopotutto. Ha il suo valore? 200 Simoleon? Dovrebbe andar bene, no? Giusto? Non puoi dare un prezzo a un bambino, e perché no? Sei. Questi sono discorsi folli. Cioè, ti rendi conto? Questo è un ricatto! Potresti andare in prigione per questo se qualcuno lo sapesse. Oh, ma certo, ovvio. Ne dovrei spaventarmi? Nessuno lo saprà, tu terrai il bambino. Io avrò i miei soldi, me ne andrò da qui. E tutti saremo felici e avremo tutti ciò che desideriamo. Quindi ti prego, invece di continuare a fare il moralista, dammi ciò che è mio. Ed Edo, ragazzi, sì, ha portato effettivamente... Ciò che deve lasciare a Penny. Un qualcosa, ragazzi, che immaginiamo le ha consegnato proprio ora. Eccoli, sono qui. Ebbene sì, ragazzi, come dicevo all'inizio, Edo è sceso al ricatto e ha portato i 200.000 Simoleon a Penny. Penny che non può che essere soddisfatta, ragazzi. Ha ottenuto perfettamente tutto ciò che voleva. Tutto è andato esattamente come lei sperava. Io non capisco, non riesco veramente a capire come puoi essere così pessima. Oh, caro, vero? Non puoi capirlo, giusto? No, non posso capirlo. Pensavo di conoscerti. E invece non hai conosciuto niente di me. Vedi... Tu sei un bravo musicista, ma io sono una brava attrice. Ho fatto finta di amarti, soltanto per avere ciò che volevo, capisci? Ho visto un'opportunità. Eri famoso. Eri in quel momento sulla bocca di tutti. Sì, Edo, non provarci nemmeno. Guarda, non esiste proprio. Ecco, racconta una storia coinvolgente. E volevo soltanto sfruttare l'occasione. Per farmi finalmente una vita, per abbandonare questo posto orribile. Capisci? Eh? Quindi non capisco perché proprio ancora non ci arrivi. No, non riesco a capire, ok? Avrei anche sofferto, ma questo non ti giustifica. Non avrei avuto una famiglia, ma potevi averla con me e con Ricky. Oh sì, questa visione romantica della vita. Eddo, devi farla finita immediatamente. Perché giuro che ora ti do una testata, capisci? Eh? Chiacchierate e basta. E pensare che ti ho dato anche un cassettone in casa mia. Io proprio non riesco a capire. Ti sei trasferita, potevi avere una vita nuova. Oh Dio mio, ti prego, non cominciare. Eh? Sempre la stessa musica con te? Non ho bisogno di essere salvata, lo vuoi capire? Io non volevo salvarti, volevo amarti, avere un futuro con te. Avremmo potuto yeah. condividere insieme tutto, i pasti, certo il letto, è solo quello che volete da una donna, giusto? Eh? Ma non mi faccio incantare, capisci? La vita non è facile come bere un cappuccino e io so perfettamente, vedi, ho vissuto in questo museo con queste... Questo arredamento terrificante. Effettivamente, ragazzi, è terrificante parecchio. Ehm... Um, sono stufa di accontentarmi di tre mezzini al formaggio grigliato e... Sciocchezze del genere. Ti sarei stato accanto nei giorni di pioggia, in quelli di sole. E invece hai fatto scoppiare questa guerra, questo casino. Certo. Vedi, io voglio di più di condividere un letto con te. Voglio andarmene, prendere un aereo. O... Magari una bella auto di lusso? E non perdere più tempo a prendere mosche, farmi una bella vita, capisci? Potevi averla una bella vita senza far scoppiare questo casino, ma hai voluto fare questa lamata, eh? Non so se te ne rendi conto di ciò che hai creato. Me ne rendo perfettamente conto, caro, sei tu che ancora non hai capito. Sei stato imbrogliato, raggirato. Ti brucia, vero, pensare che... Sono stata molto più sveglia, più furba di te. Tu con questi occhioni innamorati. Eh beh certo tesoro, effettivamente. Lui per un po', ragazzi, secondo me lo è stato. E basta voi due. Lo è stato comunque, ragazzi, innamorato di Penny. Lo dimostra il fatto che, vedete, cerca ancora di avere no. Secondo me, ecco, le, le interpreto più, più come carinerie. Eh? Cerca insomma di magari rabbonirla un pochino Del tipo ma dai ma, ma pensaci insomma È veramente questo quello che vuoi non, uh, non vogliamo darci una possibilità Oh basta con queste palle Ovviamente ragazzi una possibilità Nel senso non più come coppia Cioè mh, non ci pensa nemmeno anche se fa il, lo scemo ehm, Però mh, cerca di... di di raggirarsela un pochino, no? Di prenderla magari per il verso buono, diciamo Basta con queste palle Ho avuto quello che volevo Quindi per me puoi anche andartene, capisci? Eh? E poi eri un orso Chi vorrebbe stare con te? Giusto quella tizia là? La... Anche lei musicista, giusto? Io non sono un orso, sono un artista e comunque avevi un futuro, avevi un lavoro, hai buttato all'aria tutto. Oh, ti prego, sono stanca di vivere nell'immondizia in una vita mediocre, e tu solo questo potevi darmi. Io voglio di più e con quei soldi potrò fare tutto ciò che vorrò. Capisci? Basta! Vivere una vita di romanzi ed ho farla finita. Certo, vero non ti bastava l'amore. Ti prego, lo sappiamo entrambi! Capisci che non era amore vero? Eh? Ora dici che mi saresti stato accanto anche nei giorni di pioggia, ma pensi che non ti ho mai osservato? So perfettamente come guardi la tua migliore amica. Che cosa? Stai scherzando, vero? Eh? Inoltre, non è più mia amica. Ha contribuito anche lei a tutto questo casino e non l'ho mai guardata nel modo che sta insinuando, sta dicendo lui: "Io avevo occhi solo per te, sei tu che hai rovinato tutto". Oh stupido sciocco Edo. Sappi che una donna le vede queste cose. E io me ne sono accorta, capisci? Eh? Tu sei pazza", sta dicendo lui. Certo come no. Lei sì, vabbè, senti, non mi interessa. Ho avuto quello che Desideravo che sono appunto el, la grana, ragazzi Simoleon. Quindi ora te ne puoi anche andare, capisci? Ed è così, ragazzi. Basta voi due. Lui, ragazzi, a questo punto, secondo me la saluta. Le dice tipo arrivederci. No, scherzo. Le dice... Uh... Fermo. Dai consigli genitoriali del tipo. Ricordati che. Tuo figlio non si dimenticherà mai di te. Ti prego. N È talmente piccolo. Non ricorderà neanche mai che ho vissuto in quella casa. Che ho condiviso il letto con te. Capisci? Si ricorderà di te. Tu sarai suo padre. È questo che volevi, no? È questo che conta. Sì, sarò suo padre. Posso essere sicuro? Eh? O oh, magari non so, arriverai a mia sorella? Eh? Magari di nuovo non lo so, tramite la sua arte, magari? Oh guarda, non mi interessa più niente, vedi? Non voglio più nuvole nella mia vita. Ora voglio godermi la vita pieno, quindi il bambino è tuo, i soldi sono i miei. Sei sceso al ricatto come mi aspettavo, non hai neanche posto più di tanto resistenza. Sei stato veramente bravo, ora puoi andartene. E non voglio rivederti mai più. Eh, figurati lui, tesoro. Quindi dice: Io mi auguro che otterrai quello che vorrai nella tua vita, ma. non penso sarà così. Non penso sarai mai felice. Dice lui. E lei? La mia felicità son è a far mio. Quindi. Ciao, ciao. E lui, ragazzi. Se ne va. La musica cambierà prima o poi. Capirai l'errore che hai fatto. Sì, certo, come no. Ciao Edoardo. Guardatela ragazzi, la soddisfazione. Lei è soddisfatta, ha ottenuto quello che voleva. Sta già fantasticando dove poter andare, finalmente fuggire da questo posto orribile e avere finalmente la vita che ha sempre desiderato. Ma lo sappiamo ragazzi, nella vita raramente tutto va... Come noi pensavamo, ed è per questo che mentre Penny è qui che Ammira, immaginiamo il contenuto della valigetta. Io immagino stia contando il simoleon... che le ha appena lasciato Edoardo. Ecco che qualcuno bussa alla porta, guarda la faccia, come dire: Ma oddio, quell'inetto ora si sarà dimenticato qualcos'altro, eh ragazzi. Edo avrà dimenticato sicuramente qualcosa, ma cosa? Avanti, entra pure, cosa, cosa ti sei dimenticato adesso? Cosa vuoi ancora? E ci rimane, perché non è Edo. È lui. È Sergio, ragazzi. E lei ovviamente inizierà a sbraitare subito. Perché ragazzi, eh sì, inizia a sbraitare. Quindi urlerà parole proibite. Si può sapere? Cosa ci fai qui? Come hai fatto a trovarmi? Beh, pensi di poter scrivere un nuovo capitolo della tua vita senza di me? Pensi di essere l'unica furba e sveglia? Eh? Mi hai sempre molto sottovalutato, Penny. È finita, capisci? Avremmo anche condiviso il letto, ma stavolta hai superato ogni limite io non sono più caduto nei tuoi tranelli. Ti ho smascherato. E lei ma cosa stai dicendo, tesoro, quando capisce, fra virgolette, il pericolo, no? Ma possiamo scriverla insieme in una pagina della nostra. una nuova pagina della nostra vita yeah. con tutti i soldi che mi ha lasciato, wow, Edoardo, potremmo stare finalmente insieme, capisci? Ed è a sto punto ragazzi che è lui però stavolta che prima di tutto la tratta freddamente Non dire l'amate capisci mi sono stufato di queste tue stupidaggini ma di cosa stai parlando La vita per noi potrà essere come un videogioco capisci Eh non perderemo più tempo a prendere mosche dai Vieni qui con me ora smettila Penny Basta facciamola finita ma di cosa stai parlando Non capisci che ho fatto tutto questo per noi due e lui disputerà ovviamente di genitorialità Ovvio perché Comunque ragazzi Sergio vuole veramente veramente bene a Ricky Avrà fatto le sue stupidaggini Si sarà illuso perché lui si è sempre illuso Che Penny potesse amarlo Che Penny potesse no ehm, Veramente cambiare idea e formare insieme a lui una famiglia ti sei accontentata di una valigetta piena di soldi, vero? Ma che razza di donna sei? Che razza di madre sei? C'è il nostro figlio, senti, è inutile, basta con questo stupido ragazzino, io non voglio saperne, va bene? Chiudi quella bocca, sei la persona più brutta che abbia mai incontrato nella mia vita e tu sei infantile come un bambino, capisci? Potevamo sistemarci, quella valigetta è il nostro futuro, lo vuoi capire? Futuro? Eh? Ma di cosa Però stai parlando? Quelli lì sono solo soldi che ti servono per farti star bene, non hai in mente nessun futuro con me. Ma sì, invece sei tu che non vuoi capirlo. Quella è la soluzione per entrambi, tesoro, lo vuoi capire? Io ho sistemato tutto, eh no, ragazzi. Stavolta non si lascerà non si lascerà bindolare Sì, felice, arrabbiato, cosa sei? Datti una insomma, mh, decidi. Sei una persona pessima. Sei... Oh, ti prego, non farmi la morale. Eri d'accordo con me? Sì, ok. Ho sbagliato all'epoca, ho sbagliato. Ho fatto uno stupido errore. Ero convinto che... Sai che non amo i bambini, ma... Ma un figlio mio è... è diverso. Ok. Io almeno ho capito che la soluzione migliore era lasciarlo a qualcuno che potesse amarlo davvero, che potesse davvero prendersi cura di lui. Maledici l'amicizia. Certo, come no? Adesso fai quello che rigetta il mio piano. Io maledico il giorno in cui ti ho incontrato, capisci? Eh? Vali meno di niente. Oh, ma ti prego, smettila. Non è che sei stato molto meglio di me, eh? Eh, effettivamente, ragazzi, eh. Uh... Però quello che lui dice, ecco, lui la rimprovera asparamente, perché quello che lui sostiene è Ok, va bene, io sarò stato pessimo, ma almeno sono tornato sui miei passi E ho fatto di tutto per sistemare la situazione Come ti permetti? Da dove l'hai tirata fuori quella bevanda, tesoro? Eh? Ma come ti permetti di rivolgerti a me in questo modo? È finita! Lo vuoi capire? Finita! Ormai sei in trappola In trappola? Guardate, ragazzi Cosa vorresti dire? Eh tesoro mio! Perché sì ragazzi, in realtà Edo è come se ha preso parte, se ha accettato di prendere parte al piano di Sergio, o meglio, lui non lo sa, ma al piano di Kami. E qual è questo piano ragazzi? Diciamo che siamo effettivamente arrivati alla resa dei conti. E come abbiamo fatto ad arrivare alla resa dei conti ragazzi? Qual è questo famoso piano? Beh, diciamo che l'idea di Kami è stata una grande idea. Per una volta Kami non ha commesso errori. Edo ha portato sì 200.000 simoleon a Penny, ma non sono proprio soldi suoi e soprattutto non sono soldi veri, ragazzi. Perché Edo ha stretto un accordo. Eh sì, con la polizia, ragazzi. Con la polizia di San Mashuno che sta per intervenire, ha circondato la casa, come potete vedere perché ci sono. Edo è qui. Ci sono dei poliziotti davanti e sul retro. E le prove? Beh. Diciamo che sotto ai vestiti di Edo e sotto ai vestiti di Sergio ci sono dei microfoni, ragazzi, nonché un microfono era stato piazzato all'interno della valigetta. E quindi sì, ragazzi, eh, la polizia sta per fare irruzione. Cercherà di calmare Penny, ovviamente. Ma immaginiamo, le stai dicendo lei in arresto? Direi che sei fritta o oh sbaglio? Come hai potuto farmi questo? Beh, voglio essere una persona migliore di te. Ebbene sì, ragazzi, il piano di Kami era proprio questo. L'unico modo che avevano per incastrare Penny. Era coinvolgere proprio la polizia, ragazzi. Per una volta è stata messa da parte l'angoscia, la paura di poter perdere Ricky e si è come dire giocato il tutto per tutto. Quindi la nostra Penny è... sta per subire diciamo che sta per vivere un pessimo quarto d'ora, ragazzi. Sì. Proprio pessimo, pessimo. Mentre Sergio, diciamo che per quanto non vada d'accordo con Edo, sono entrambi giunti a un risultato. Per una volta collaborare. È stato molto, molto utile. E quindi... Ragazzi... Penny è sistemata. Il piccolo Ricky è al sicuro. E soprattutto... Eh, diciamo che dovete sapere una cosa. Sì tesoro, sei energica, abbia da te. Vorrò dire che andrai in galera in modo energico. Eh, diciamo che... Immaginiamo la stiano fra virgolette interrogando ecco quindi parleranno con lei perché sì la nostra come dire è veramente nei casini quindi ragazzi penne fritta guardate un po come lo guardo eh sì bella mia per una volta non la scamperai proprio, non la passerai liscia. No, no, e ragazzi, cosa sono venuti a sapere e a scoprire Edo e Sergio? Beh, che ci credete o no, Penny in realtà si chiama Donna Price e um, era ricercata anche dalla polizia. Pensate, di Newcrest, Oasis Springs e Brindleton Bay per estorsione ed altri furtarelli a dei poveri sfigati che avevano avuto in precedenza una relazione con lei. Eh ragazzi, non era il primo Edo che era stato fregato da donna. Eh sì, ragazzi. Ma soprattutto adesso che la situazione diciamo è risolta, la persona che ha permesso tutto questo, la nostra Kami, che ora ovviamente io immagino magari Sergio le, le abbia mandato un SMS per avvisarla che tutto è stato fatto, che tutto è sistemato finalmente. Come se la starà cavando, vi ricordo che c'è una risposta che deve dare a Salim, questa, ragazzi, è l'espressione soddisfatta di Kami. Avrà combinato casini. Ne avrà fatte di tutti i colori, ma alla fine ce l'ha fatta. Quel suo ultimo gesto di amicizia è stato fondamentale per poter permettere a Edo e a Ricky di vivere una vita serena, in pace, in tranquillità. Ed ora che tutto è sistemato, ha preso la sua decisione. E dovrà e sta per comunicare. A Salim, se il trasferimento ad Oasis Springs per lei ha da farsi o oh no, dopo averlo stretto forte, allora ci hai pensato, insomma, saremo sposati? Io vorrei vivere una realtà tranquilla, capisci? Voglio stare in pace, tranquillo e sereno. Io capisco e... Ebbene sì. Ho deciso di trasferirmi con te a Dwayse Springs. Sì, diciamo che la polizia ci è stata di mezzo, Salim, caro. Tu non hai ancora del tutto chiaro il piano, però... Sì, è andato tutto bene. E lui, davvero? E lei sì? Ho deciso di vivere... Finalmente la nostra storia ovunque tu vorrai e quindi sì ragazzi, Kami ha accettato di trasferirsi ad Oasis Springs e con la felicità di questa giovane coppia direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio e con questo episodio ragazzi la serie Casa Suppli va in pausa. Non sarà per molto tempo, ma per un po' sì ragazzi, per un po' non vedremo le avventure di Edo e Kami. Ma torneranno, non vi preoccupate perché torneranno. Se l'episodio vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, la programmazione del canale, le playlist, ma soprattutto il link ai canali dei miei amici youtuber che fanno gameplay ma cinema con The Sims 4 e gameplay con la PlayStation 4 e PC. Mi raccomando, in tutti i loro canali, ragazzi, iscrivetevi perché ne vale veramente la pena. Sono bravissimi, simpaticissimi. Attivate la campanellina, sempre, sempre campanelline attive. Perché in questo modo non rischierete mai di perdere i contenuti che portiamo nei nostri canali. Io spero di veramente, ragazzi, con tutto il cuore, che questo episodio vi sia piaciuto. Eh, avevo in mente questo finale per Penny eh, da un bel po', eh, scritto sul magico quaderno, ragazzi. E quindi veramente spero di, comunque, che siate rimasti soddisfatti di questo finale prima stagione della prima stagione di Casa Supply. Io vi abbraccio fortissimo, vi auguro ragazzi un fantastico fine settimana, una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando alla seconda stagione, ragazzi, non so di preciso quando inizierà, ma non vi preoccupate perché torneranno anche Kami ed Edo e chissà come sarà la loro vita nella seconda stagione, ragazzi, chissà. Vi abbraccio forte, vi ringrazio per aver seguito questa prima stagione. Sul Sul Simmers. E non.